Sì, esattamente Letizia, noi potete vedere alle mie spalle che in questo momento i vigili del fuoco sono impegnati nella rimozione del secondo albero, cioè quello che si trova sul ciglio della voragine. Uno è già caduto all'interno della voragine, questo secondo viene rimosso perché è considerato pericolante e senza rimuoverlo non si può procedere ovviamente all'estrazione delle auto che sono ancora all'interno della voragine. È successo intorno alle 5 di notte, il terreno è materialmente, il manto stradale è franato sotto un'auto che transitava e che si è adagiata su un'altra che era parcheggiata e questo diciamo è stato decisivo per la vita dei due ragazzi che erano a bordo, che erano fuori per festeggiare il superamento di un esame universitario, e sono rimasti miracolosamente illesi anche perché un'auto dell'esercito impegnata nell'operazione State Sicure è arrivata casualmente sul posto circa un minuto dopo, ha salvato i ragazzi 10 minuti prima che nella voragine crollasse un palo della luce e un albero. Perché il procedimento, diciamo, di rimozione avviene con lentezza? Perché una delle due auto è a gas, quindi bisogna agire con molta cautela vista la presenza anche di fili dell'elettricità, di tubature del gas. Quello che si sa è che c'è stata la perdita non nella fognatura principale dell'ABC, ma in un allaccio secondario. Di conseguenza, questo permetterà di restituire l'acqua alle migliaia di persone che sono rimaste senza, forse già entro stanotte. Nel frattempo è stato attivato un punto di emergenza per la fornitura idrica in via Bernini 25, quindi a pochi passi da qui. Il palazzo che vedete alle mie spalle è stato sgomberato, erano circa 20 le famiglie che si trovano all'interno, ci sono anche piccoli segni di crepe, quindi la situazione ovviamente è in divenire, sono al lavoro i tecnici dell'ABC, i vigili del fuoco, e la procura ha incaricato la Polizia Municipale di effettuare degli accertamenti su quanto successo e risalire alle cause che non sono ancora chiare. E adesso noi possiamo ascoltare le voci dei diretti testimoni di quello che è accaduto stanotte e poi la linea può tornare allo studio. Voi siete i genitori del ragazzo che guidava l'auto che si è, diciamo, adagiata nella voragine. Innanzitutto, come sta? Sta discretamente bene, c'è un forte mal di testa e un fianco dolorante ed è stanco ed è stravolto. Lui aveva una macchina. Abbastanza grande, perciò penso che l'abbia salvata anche quello. Quando ci ha chiamato era sconvolto, Piangeva. piangeva, non riusciva neanche a comunicarmi, insomma, ha detto mamma, corri qua, io è successa una tragedia. Transitavamo lungo Via Bonito all'incrocio con Via Morgan, alla confluenza, e all'improvviso sentiamo venire meno il sole, quindi ci troviamo sprofondati assieme ad un'altra macchina nella voragine che è alle mie spalle. Naturalmente possiamo dire di essere stati fortunati per una duplice serie di motivazioni, che da un lato, al di là di me e dell'altra persona che era nella macchina, eravamo altri amici che erano sul posto e non sono stati interessati dal crollo, quindi hanno potuto subito intervenire. Dall'altro, è stata una fortunata coincidenza perché abbiamo avuto la fortuna di incrociare una macchina delle forze armate, del raggruppamento Campania, impiegata nell'operazione Strade Sicure, che prontamente è intervenuta e ci hanno tirato fuori con la forza di braccia. Poco dopo che siete stati tirati fuori, cosa è successo? Crollato l'albero e il lampione, quindi sono crollate due strutture al di sopra delle macchine dove noi eravamo fino a un minuto prima. Chiamato per venire qui oppure voi passavate qui, pattugliavate la zona e vi siete trovati di fronte a quella scena? Assolutamente ci siamo trovati di fronte a questa scena senza che nessuno ci avvisasse, quindi siamo arrivati i primi sul luogo dell'incidente. Vi avevano chiamato per venire qui oppure voi passavate qui, pattugliavate la zona e vi siete trovati di fronte a quella scena? Assolutamente ci siamo trovati di fronte a questa scena. Grazie a Carlo Solimene. Francesca Ghidini invece si trova in via Solimena, l'acqua è arrivata anche lì, ci sono famiglie evacuate. Pochi giorni fa un problema simile nella stessa strada, giusto Francesca? Sì, assolutamente così. 40 le famiglie che hanno dovuto temporaneamente lasciare le loro case vivono in questo palazzo. Acqua e fango provenienti da Via Morgan, ci sono davvero solo pochi metri di distanza, hanno letteralmente invaso e travolto un appartamento e un locale di un bed and breakfast. Uno dei due ospiti del bed and breakfast, un ragazzo, è attualmente ricoverato all'ospedale Cardarelli, ma solo con escoriazioni, fanno sapere dalla struttura sanitaria, e proprio in queste ore potrebbe essere dimesso. Noi abbiamo intervistato poco fa l'inquilino del palazzo di fronte e un commerciante. Ascoltiamoli, poi torniamo in diretta. Un fruscio d'acqua enorme e poi il senso di una voragine, di terriccio che cedeva il terreno, si sentiva. Urla, perché c'era una signora con la sua figlia e poi delle persone che sono uscite dall'interno del palazzo, tutti infangati, non si riconoscevano proprio, li abbiamo fatti accedere qua nel nostro palazzo per le prime cure, diciamo così. Lei stamattina alle 5:30 era già in negozio, cosa ha visto? Sono arrivato qui e già c'era ambulanze, molte ambulanze, vigili del fuoco che hanno interrotto la strada,
e all'improvviso mi sono allontanato e vedevo che tutta l'acqua che scendeva da Morghen nell'edificio a distante da sotto era un modo pazzesco. In più molte ambulanze hanno sceso anche delle persone dalla finestra per fare sì che erano allettate con l'ossigeno e sono andati via. Per il ripristino dell'erogazione dell'acqua bisognerà aspettare almeno fino alla tarda serata, ha fatto sapere l'assessore Cosenza, che dice bisogna monitorare le fogne perché il sistema è molto molto obsoleto. Ascoltiamolo, poi la linea torna allo studio. Non si può dare l'acqua pulita se non si ripristina la fogna. Cioè, non, perciò non è purtroppo richieste di autobotti o queste sono non ricevibili, ma ripeto, perché il problema va risolto contemporaneamente, il problema fognario e il problema acquedottistico, perché sono tutta una stessa cosa. Diverse voragini in un mese, cosa succede? Fogne con scarsa manutenzione per anni? Probabilmente è questo, attualmente abbiamo ancora via Consalvo, abbiamo via Campegna, da poco abbiamo avuto l'incrocio via Caravaggio e via Manzoni, indubbiamente lo stato dei sottoservizi che abbiamo trovato non è buono. Un nuovo fondo che il governo ci sta confermando, un finanziamento del PNRR molto importante che abbiamo, faremo un monitoraggio anche della rete fognaria, ma qui in gran parte a Napoli tutto è storico, anche le fogne, molte sono o borboniche o quando va bene del dopoguerra, ma insomma parliamo di molte decine di anni.